Konnichiwa e benvenuti a tutti voi qui al mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti qui in un nuovo episodio di Niho Re Benevolo. E allora, eccoci qua nella nuova regione Omi, che dovrebbe essere l'ultima regione per quanto riguarda la storia principale di questo Niho, che è sempre più affascinante in questo Giappone feudale del 1600 circa. Allora, oggi, come potete ben vedere qui sulla destra, siamo di missione principale di livello 120, due esperienze ancora, quindi tocca fare un po' attenzione. Si chiama La contaminazione della montagna sacra. Medicina Shingiku per 1, acqua sacra per 1, Magatama, legno ottimo per 6, più 25.800 soldoni e 40.816 amrita. Bene così, bisogna pure ricercare 9 Kodama e va bene, ok. Allora, il monte Ibuki è una montagna mistica che per lungo tempo ha prosperato come campo addestramento per aspiranti asceti. Corre voce che lì si trovino anche le pietre spirito, cosa che di certo ha catturato l'attenzione di quel maledetto Kelley. Come se non bastasse, ho sentito dire che molte delle truppe di Mitsunari, e forse Mitsunari in persona, si siano rintanate lassù in seguito alla sconfitta di Sekigahara. Ok, va bene, iniziamo la missione. E vediamo un po', mamma mia, missione principale, mamma mia, il monte Ibuki, una montagna mistica che prospera da sin dai tempi degli dei, era la dimora di molti santuari. Ad ogni modo l'epoca di conflitti senza tregua ha portato alla loro rovina e decadenza. Ora, in un luogo di un campo addestramento per aspiranti uomini santi, la montagna contaminata è diventata un covo di mostri. Mamma mia, mamma mia. Allora, continuiamo. E ok, allora, Monte Buki, provincia di Omi, settembre 1600, proprio per essere puntuali, precisi. Allora, ci abbiamo un santuario qua, fatti un attimo pregare. Il che una preghierina non guasta mai. Allora, noi siamo al momento di livello 115. E a Milano ci serve il livello successivo 700.000, direi abbastanza, Vediamo un po', possiamo fare qualche offerta, fammi vedere, no, ok. Bottini, c'è qualche bottino? No, ok, visitatore no, benedizione del Kodama no, ok, spirito guardiano. Abbiamo il Karagishi. E ok, bene così. Perché l'abbiamo pregato. E allora andiamo. Dirigiamoci qua dentro. Mi ricordo già un livello che ho fatto. Forse uno dei primi. Crepa, va. Ok. Poi qua abbiamo tombe insanguinate. Livello 83. Clan Ishida. Ok. Lo combattiamo? Combattiamolo, va. Questo clan Ishida. Vai, fatti sotto. E adesso tocca a me. Vai, cadi giù. Così, bravo, che ci dai? Vabbè. Direi per di qua. Ah, siete in tre qua? E no, bastardi. Maledetti. E crevo pure tu. E creo pure tu. Ok, bene così, datemi la roba. Qua invece questo qui è di livello 120. Ok, lo lasciamo qui per il momento. Allora, qui abbiamo un bel demone che protegge. Due demoni e la peppa. Ma chi sono?
Ah, uno siete. Vai, cadi giù. Bravo, bambinone. E ok. C'è qualcun altro? Forse sta sopra? Potrebbe stare sopra, sì. Va bene, ok. Apriamo qua il tesoro. Ok, bene così. Tutta roba da rivenderci. Qua cazzarola, non si può scendere. Si può salire, va bene, ok. Proseguiamo per di qua. 118. Ah, lì ci sei tu. E crepa, va. Ok. Datemi quella roba. Ok, poi vediamo un po'. Si può andare per qua su? E tacci tua, brutto ninja. Ma così esci. E crepa, va. Oh. Ma questo è uno degli altri labirinti. Dai, buttiamo giù, va. Ah, ok. Ah, il demone sta proprio là, sta. Vabbè, lo lasciamo là. Poi di qua si può proseguire, sento qualcuno. Ah, lì c'è qualcuno. Ah, non l'abbiamo beccato. Adesso sì. Ma che fai, vieni qua? E tacci tua. Vai, cadi giù. E crepa, ok, bene così. Oh, e vai, abbiamo raggiunto il tempietto. Bene così. Ok, bene così. Perché l'abbiamo pregato. Ah, qua ci sei tu. Poi vediamo un po'. Ah, qua c'è una scala. Ok, ci caliamo. Ah, ci sei tu, Tengu, eh. Bastardo, quanto ti odio. E prendi questo qui. E tacci tua. E prendi questo qua così. Sì, crepa, yatta. Bastardo maledetto, ok. Bene così. Poi qua c'abbiamo la tomba insanguinata, ok. Vogliamo un po' qua sotto che ci sta. Ah, ci sei tu. E becca di questo qua. Cadi giù di sotto, bambinone. Bravo così. Ok, lo do pure nei siri. Un po' dentro che ci sta. Ok, non ci sta niente. Vediamo un po' di qua. Magari ci sta qualche passaggio. Direi di no, che ci sta un bel baratro. Ok.
E vediamo un po'. Allora, qua ritorniamo dentro, vediamo un po' di trovare la via giusta, porca la miseria. Tacci vostri. Fatti sotto. Vai, fatti prendere. Ok, bene così. Fatto fuori. Allora, di là ci sta il tempietto. Là ci sta il ninja, là ci sono quelli lì. Vediamo un po' di ammazzarlo al volo. Beccati questo qua così. Ok, ci caliamo. E becca di questo qua, così. Ok, bene così. No, qua no. Qua dove caspita siamo minuti, mi sa. Becca di questo, così. Ok, bene così, fatto fuori. E crepa pure tu, ok, bene così. Porca la miseria, che caspita di labirinto. E becca di questo. E no, cazzarola. E crepa, ok. Bene così. Porca la miseria, che caspita di labirinto. Dove caspita bisogna andare? Là è da dove siamo venuti. E quello punta lì. No, di qua no. Di qua no. Di qua si esce.
Di qua c'è il secondo tempietto. Porca la miseria. Ma di qua si esce, ma abbiamo già visto cazzarola. Di qua no. Sotto no. Qua ci siete voi. E bastardi maledetti e crepate. Oh, così. Tacci tua ninja. Ok, qua ci sta il tempietto. E quindi qua no. Ah, di qua. Liscio. Dai, fatti sotto. Ok. Vediamo un po' di qua. Allora, vediamo un po' qua chi c'è. Ah, ci sei tu, Tengu, bastardo maledetto. Tacci tu, bastardo. Che tu sia bastardo, Tengu, maledetto. Che crepa, oh, una volta per sempre, bastardo. Mamma mia. Quanto li odio sti Tengu. E crepa pure tu. Ok. Poi vediamo un po' qua che c'è. Qua si rientra dentro. Che belli bambù, porca la miseria, bellissimi. Becca di questo. Vai, fatti prendere, vieni qua. E ok, e crepa così pure tu. Poi proseguiamo. Andiamo per di qua. Ah, ci sei tu. Ma vieni qua. Su, coraggio. Oh, vai bambino. E crepa. Ok, bene così.
Ok, scendiamo per di qua. Ok, c'è un tempio all'Indiana Jones. Vediamo un po' chi caspita è. Ah, Tengu, ancora tu. Tacci tua, Tengu. Quanto ti odio. E crepa. Oh, bastardo maledetto. E passiamo per di qua. Sì, ci sei tu. E ok, bene. Allora, vediamo un po'. Eccola, lo sapevo io. Poi qua ci siete voi? Becca di questo? Dai, vieni, fatti sotto. Tacci vostri. 4 contro 1. E crepa così. Mortacci vostri, 4 contro 1. E vediamo un po' dove caspita siamo arrivati. Allora, la direzione è giusta, ok. Ah, ecco che difendavate, un bel tesoro, eh. Eppure ninja, non si può mai stare tranquilli qua. E crepa, oh. Mortacci vostri, oh. Allora, poi vediamo un po'. Qua ci sta un altro demone, bello grosso. Però non so se sta nella... non sta nella nostra direzione. Perché qui dobbiamo salire lì su. Passiamo un po' per di qua, vediamo un po' che ci sta. No, ci sta un bel baratro. Con una spada insanguinata. Andiamo un po' qua dentro. Bella statua del Buddha. Oh, il tempietto, yatta. Ok, perché l'abbiamo pregato, lo andiamo a vedere. Qual è la boss fight? Saliamo qua le scale. Vediamo un po' qua che cazzo ci sta. No, qua non ci sta niente. Qua non ci sta niente, ok. Saliamo per di qua. E prendi questo qua così. Cadi giù. E crepa. Ok, bene così. Qua c'è una spada insanguinata. Ma chi se ne frega. Apriamo qua. E apriamo qua. Vediamo un po' che ci sta.
Per fuggire così lontano ho dovuto ingoiare il mio disonore. Non posso morire qui. E chi caspita sei? Devo risuscitare il mio signore degli Yoshi usando l'alchimia di maestro Kelley? Mortacci tua. Sono fedele al mio signore e dedicherò la mia vita a gettare le fondamenta del nostro... Che caspita è? Vuoi che tu prenda tempo? Kelley, mortacci tua! Mortacci tua, Kelley! Lo sapevo, riuscita per diventare il padrone più brutale di tutti. Mortacci tua, bastardo! Bastardo! Maledetto bastardo! E prendi questo qua, così! 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 Sì! Yatta! Yatta! Ce l'abbiamo fatta! Mamma mia! Mamma mia, bastardo maledetto! Rimani lì, per terra, lì così! Lì così, ok! Fatemi raccogliere un po' tutto, bene così! Ovviamente andiamo avanti! Lasciare la missione e tornare al punto di partenza, vuoi procedere? Assolutamente sì! Bene così, bene così. Altro nemico fatto fuori. Vediamo un po' che caspita succede. Ah, forse abbiamo liberato dal male. Buoni tutti, buoni tutti. Oh, ripiate, oh. Che è un po' di sake? Ah, questa è l'acqua sacra del monte. E vabbè, bevi, bevi. Fatti una bevutina, dai. Oh, sei ripreso, va. Oh, amico, tutto a posto? Hai visto, c'è pure qua il prode William. Ah, ecco. Ah, ma c'è il dragone, cioè, ah, già, sì, sì, quello che ci attaccava. Buoni tutti. Servo l'ordine degli Yoshi da quando avevo 13 anni. Ho servito il mio signore fedelmente anche quando è diventato sovrano di tutto il Zipangu, dico nome del Giappone. Aveva il bellissimo sogno di un mondo basato sulla rettitudine, un mondo senza spade. Mamma mia. Presto è diventato anche il mio sogno. Ad ogni modo, dopo la morte di Lori e Ia, di Lori e dei Yoshi, ho tentato di riunire l'unico come... vabbè, ho capito, però hai tagliato pure il coso, cazzarola, vabbè. Comunque, si è capito che la riunione... E l'antico Zipango, l'antico nome del Giappone, comunque si è riunito, bene. Mi è un piacere dirti, Lord Mitsunari. Chi sei io? Tu sei? Akechi Mitsuhide. Perché? La tua realtà è veramente ammirevole. C'è qualcosa di più importante della lealtà, però. Il bene superiore. Lord Mitsunari, devi riflettere su come la tua lealtà ti impedisca di vedere il bene superiore. Eh.
Sto facendo, appunto, tutto il bene superiore, eccetera, eccetera. Molto bene. Tu puoi accettare questo, anch'io posso sacrificarmi. Kelly, stai per rianimare Lord Nobunaga, investi demone? Oh, porca troia. E scatenare nuove lotte e spargimenti di sangue. C'è in gioco la pace, eh. E ok, bene così, la posseduta Itsuna mediante separazione dello spirito. Ok, bene così, vediamo un po' se come spirito guardiano possiamo utilizzarlo oppure no. Non lo so, sinceramente. Mamma mia, tanta roba questo Nio. Veramente tanta, tanta roba incredibile. Allora, vediamo un po', la contaminazione della montagna sacra, ovviamente questa missione completata è terminata. L'unico motivo per il quale sono ancora in vita dopo aver ucciso il mio maestro è quello di aiutare questo paese a raggiungere finalmente la pace. Serangin, ti supplico, ferma Kelle e metti fine a questa guerra insensata. Ok, caro Tenkai. Continuiamo, missione crepuscolo male nell'etere, sbloccata, ok. Missione modificata in missione crepuscolo, ok. Vediamo un po' queste missioni di crepuscolo. Una spada di livello missione livello 100, dove si raccolgono le forze oscure. Questa dovrebbe essere buona per fare un po' di Amrita e un po' di farming in più, ecco, non mi viene al termine. Questa invece livello missione 20, una caverna nei fa. Vabbè, però una caverna nei fasta già l'abbiamo fatta. Questa ci dà 196.200 Amrita. No, soldi e 107.676 Amrita. Ok. Cavolo, dove si raccolgono le forze oscure? Questa dovrebbe essere buona con missione crepuscolo. Oppure missione principale, il samurai di Sawayama. Livello missione 127. Noi siamo a livello 116, mi pare. La montagna del rimorso. Missione secondaria, livello 124. E ok. Con Ettore Anzo, missione livello 1, spada insanguinata. Va bene, ok, comunque lo vedremo. Probabilmente non so se nel prossimo episodio oppure no, magari prossimo episodio andiamo di missione crepuscolo. Tanto per fare un po' di farming, che può essere sempre una cosa buona e saggia. Comunque, per quanto riguarda questo episodio di Nihon, ovviamente termina qui. Io spero vi sia piaciuto, così fosse vi invito a lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione con i vostri amici. Mi raccomando, seguimi nei vari social, vi ricordo come sempre, pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei video, episodi sul gaming giapponese, veramente fighissimo. E cari ragazzi, cari ragazzi, io vi abbraccio forte, uno a uno, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e dal vostro Giappo Gamer è tutto. Matane, e ai prossimi episodi!